Continuano le indagini dei carabinieri di Salerno sui colpi di pistola sparati martedì nella tarda serata nel rione Calcedonia, in piazza Ippolito di Pastina. Secondo alcune testimonianze degli abitanti della zona, sembrerebbe che alcuni ragazzini, probabilmente anche minorenni e a bordo di motorini, abbiano iniziato a sparare all'impazzata. Le forze dell'ordine hanno acquisito anche le immagini di alcune telecamere installate nella zona per cercare di identificare gli autori di questo gesto. Un gesto che ricorda un po' gli episodi delle stese napoletane, come ipotizza Petronilla Carillo sul quotidiano Il Mattino, episodi che preoccupano e che addirittura fanno presumere si tratti di una sorta di risposta agli spari esplosi circa 15 giorni fa in Via dei Mille, in pieno centro città e anche in pieno giorno. Lo scenario descritto sul quotidiano Il Mattino è quello della guerra tra bande: da un lato i ragazzi, o meglio gli eredi di Via Irno, dall'altro quelli di Pastena, insomma vecchi contrasti ereditati di padre in figlio. Al centro del contendere il predominio del territorio e le attività illecite che servono per finanziare gli affari legati alla droga. Che qualche movimento criminale sia in atto in quelle zone emerge anche dai fatti di cronaca. Sono almeno 2 anni infatti che si sentono esplodere colpi di pistola la sera per le strade della città. Intanto controlli serrati sono stati eseguiti anche a Nocera Inferiore. Polizia e carabinieri hanno eseguito diversi controlli e perquisizioni nella zona periferica della città, così come in centro. Posti di blocco sono stati organizzati all'ingresso dello svincolo autostradale in via Zori e in altre zone. Gli interventi si sono concentrati nel quartiere di Montevescovado, già attenzionato per la vendita di stupefacenti.